Buongiorno a tutti! In questo video vi mostrerò quali sono i miei top 10 blush, cioè i miei blush preferiti di sempre, quelli che utilizzo con maggiore frequenza e quelli che utilizzo perché mi danno sicurezza. Questo è il look che vedrete prossimamente ed è un look per le feste, quindi se ve lo state chiedendo non è ancora online ma sarà presto online. I blush che vedrete non sono in base al piacimento, cioè non da meno, non dal blush che mi piace di meno a quello che mi piace di più, insomma sono un mix di blush che ho selezionato. Mi piace da morire questo blush che è Kendra di Nabla, è uno dei miei blush preferiti, l'ho utilizzato tantissimo anche sulla abbronzatura e trovo che si adatti benissimo sia agli incarnati chiari che agli incarnati più scuri. È modulabile, quindi più ne applicate e più evidente. Un altro blush che è pescato ed è di Bionique ed è il 302 Pesca. Lo amo perché è un blush molto tenue, fresco, sta benissimo anche gli incarnati più olivastri, quindi mi piace perché si adatta bene anche questo ai vari incarnati ed anche questo è modulabile, cioè più ne mettete più è evidente, è veramente stupendo anche per tutti i giorni. Se mi seguite lo sapete che non potevo che promuovere questo blush di Defa Cosmetics che è lo 03 Sea of Love, è questo bellissimo rosa tenue ed ogni volta che lo indossavo nelle foto del giorno, cioè io pubblico su Instagram, Facebook il make up del giorno e ogni volta che lo indossavo mi avete sempre fatto complimenti sul blush, quindi mi sta benissimo, vi piace tantissimo e devo promuoverlo assolutamente. Questo qui è una scoperta perché è di un'azienda poco conosciuta, però mi inviò dei prodotti più di un anno fa. Sto parlando della Q-Studio, che è un'azienda professionale e mi piace tantissimo. Questo qui è il numero 01 ed è molto piccolino, quindi bello compatto da portare in giro, ma più che altro da portare nelle pochette se andate fuori qualche giorno. Mi piace tanto perché è un pesca proprio scuro. Questa cosa mi permette di avere più o meno questo effetto qui che ho adesso, però ottenuto sia con la terra da contouring che da il fard, quindi mi piace proprio per questo, non è il fard chiaro, ma è un fard un poco più scuro. Bello, bello, bello. Anche questo è adorabile. Questo, da come potete vedere dal pack, è di Illa Masca, che è un'azienda famosissima, penso che la conosciate tutti. È un'azienda professionale ed io ho questo blush da un bel po' di tempo e lo utilizzo tantissimo sia sulle spose ma anche nella mia vita quotidiana. Il nome è Bag ed è un rosa malva molto particolare ed è molto pigmentato. L'unica pecca è appunto questa, nel senso che avendo una pigmentazione così forte dovete fare attenzione a metterlo, quindi basta poco e bisogna sfumarlo bene. Altro blush più economico è questo qui che è di Slick ed è il Coral 933. Vedete che è sempre questo pesca un poco più scuro, quindi è un po' più intenso. Questo qui inizialmente non l'avevo capito bene, nel senso che non riuscivo ad applicarlo perché mi sembrava non scrivesse. Poi ho capito che c'era una leggera patina in superficie che appena l'ho grattata via è iperpigmentato esattamente come quello di La Masca, solo che questo costa 9 euro nemmeno, quell'altro costa due volte di più, quindi veramente ottimo sia come durata sia come intensità che come pigmentazione. Questa è la mia palettina di MAC. A me piacciono particolarmente questi due, però quello che preferisco di blush di MAC è Dusty Rose, che è questo rosa molto tenue, veramente soffice e sfumabile. Molto pigmentato, però non eccessivamente da poter fare inguacchi, insomma. Quindi veramente ne basta poco per volta per ottenere una sfumatura graduale e bella intensa. Adesso vi parlo di tre blush in crema che utilizzo non spessissimo, però quando voglio avere una durata eccellente.
Molto spesso io li utilizzo su una base in crema, quindi stiamo parlando sul fondotinta, poi incipio tutto e poi vado di nuovo a ricalcare con un altro blush per andare a dare di nuovo la stessa intensità al blush precedente e per fissarlo ulteriormente. Utilizzo molto spesso questo qui della NYX perché ha una buonissima pigmentazione e un'ottima sfumabilità. È un rosa ed è CB02 Natural. Sempre questo effetto ultra leggero, impalpabile, luminoso, ma non è eccessivamente pesante, nel senso che non è che vi fa la striscia così e non la riuscite più a sfumare, si sfuma benissimo e si fonde perfettamente con il fondotinta. Ibiscus di Stila è bellissimo perché su un'abbronzatura lo trovo veramente molto elegante, leggermente picchiettato solo sulle gote. È come se andasse a ravvivare il colorito che tende un po' a ingrigirsi con l'abbronzatura o post estate. Quindi anche un pizzico di questo, spesso l'ho applicato di sera, è veramente molto bello. Qui dovete fare attenzione con la manualità, nel senso che comunque non c'è bisogno di metterne tanto perché è già molto pigmentato, quindi se ne mettete tanto rischiate di fare un pasticcio. Altri blush, questi diciamo li considero come un blush perché in effetti li utilizzo molto spesso mischiandoli. La marca è Graftopian ed è una marca molto professionale. Io sono attratta anche dai loro correttori, infatti prima o poi dovrò acquistarli. Ed è una marca americana, quindi non reperibilissima in Italia, lo so, però io questi li utilizzo praticamente per tutte le spose. Cioè praticamente non c'è sposa che non utilizzo, uso molto spesso questo e questo, perché si sfumano bene e sono blush in HD. Questo praticamente permette una sfumabilità, una resistenza veramente ottima. Trovo che siano anche molto leggeri sulla pelle, nonostante siano in crema. Il primo blush, ma non per importanza, è Monday di Neve Cosmetics. Un altro blush a lunghissima tenuta, nonostante abbia un inci completamente verde. Lo trovo veramente ottimo perché è una texture particolare, non è né troppo cremosa né polverosa, si sfuma bene anche se state in mega ritardo e avete dimenticato di mettere il blush in crema, cioè nel senso lo potete applicare anche sopra la cipria perché si fonde perfettamente anche con le polveri. Mi piace tantissimo e questo di tutta la linea, questa qui con le roselline, è il mio preferito.